Unire il calcio e il volley cunese in un solo volume. Questo è l'obiettivo raggiunto dalla Uniart, che ha presentato oggi, mercoledì 31 luglio, l'annuario del calcio e del volley della provincia di Cuneo per la stagione 2012-2013. Nella sala Giolitti della provincia si sono alternati i protagonisti della scena sportiva e nel ruolo di moderatore l'assessore provinciale Roberto Russo ha scandito gli interventi dei rappresentanti delle società, delle federazioni di appartenenza e di due ospiti d'eccezione come la presidente della provincia Gianna Gancia ed Enrico Chiesa, ex attaccante di Sampdoria, Parma e Lazio, tra le altre, ed attuale allenatore della primavera dei Blucerchiati in ritiro a Chiusa Pesio. Bisogna dire molto bella, utile e soprattutto bisogna ringraziare l'organizzazione e poi la provincia per averci messo a disposizione le strutture, e il campo, l'albergo, gli spogliatoi, tutto quello che fa parte per una squadra di calcio. Ringraziamo non solo a nome della primavera ma a nome della prima squadra e della società e poi sicuramente l'evento è stato importante, è stato l'arrivo di domenica della prima squadra con questa partita amichevole nel campo dove noi ci alleniamo quotidianamente. Penso che sia stata una grande festa e credo che sia stata una festa non solo per i tifosi sampdoriani ma per tutti quelli che sono venuti a vedere la Sampdoria. Tra i grandi protagonisti della stagione appena conclusa, la Prodronero di Patron Beccaccini, neopromossa in Serie D al termine di una cavalcata memorabile nell'anno del centenario. Beh, ovviamente siamo contentissimi di essere riusciti nell'anno del centenario a raggiungere per la prima volta nella nostra storia la Serie D. Come dicevo prima, credo che nulla ci è stato regalato, quindi questo obiettivo che abbiamo raggiunto e all'interno di un progetto che abbiamo voluto perseguire con tenacia, con passione e credo anche con una serietà che oggi ci viene riconosciuta un po' da tutti. Adesso che siamo in Serie D ovviamente cercheremo di allestire una formazione competitiva, sempre però tenendo presenti quelli che sono il rispetto dei nostri equilibri di carattere finanziario. Come dicevo anche prima, abbiamo in realtà un sogno immediato che vogliamo realizzare al più presto ed è quello di un amichevole ad Adronero fra la Prodronero ed il Torino prima squadra. Puntiamo ad avere una data certa per la disputa di questo incontro e ci terremo moltissimo ovviamente a poterlo disputare ancora in questo che ripeto è l'anno del nostro centenario. Il presidente del comitato Piemonte Valle d'Aosta della Federazione Italiana Gioco Calcio, Ermelindo Bacchetta, sull'esaltante stagione delle squadre cunesi. Credo che per la provincia di Cuneo sia stato un'annata veramente esaltante, a parte la piccola parentesi di cui prima parlavo, sentivo il rammarico per il Cuneo che in effetti diciamo che il retrocesso con una gara forse un po' rocambolesca, perché bisogna ammetterlo, però mi fa piacere vedere, anche se fanno parte del mondo dilettantistico, ma che ripartono decisi, penso che hanno la voglia di riconquistare e stare in C2, che vuol dire poi in effetti essere con la riforma in C1. Faccio davvero tanti auguri al Bra per la C2 e soprattutto alla Prodronero che lascia il comitato regionale ma resta sempre nel mondo dei dilettanti facendo l'interregionale. E ripeto, in questa provincia il calcio è sempre in grande movimento, c'è sempre fermento, c'è sempre molta attenzione, lo dimostrano oggi i giornalisti presenti a questa iniziativa, lo dimostra il fatto che abbiamo fatto questa manifestazione nella sede della provincia, alla presenza dell'assessore e dal presidente della provincia, che vuol dire molta attenzione al mondo dello sport. Ribadisce l'importanza dello sport nella società odierna, così come l'impegno delle istituzioni, la presidente della provincia, Gianna Gancia. Sì, abbiamo ribadito la consapevolezza che ci deve essere del ruolo dello sport che acquista una maggiore valenza sociale in un momento storico di indubbie difficoltà anche per la famiglia. Quindi un ringraziamento a tutti quelli che fanno del volontariato sportivo e si impegnano nelle squadre
dello sport e creano così aggregazione. Non vogliamo fermarci al decubertiano, importante partecipare, ma sottolineare l'importanza dell'aggregazione e nell'essere una comunità, sì, è questo grande impulso che arriva dallo sport è da sottolineare. E facciamo quindi, cerchiamo con le nostre forze di stare vicino al mondo dello sport con una spinta istituzionale forte in questa consapevolezza.